Mezzo miliardo di anni fa, piante e animali fecero scelte evolutive differenti. Le piante scelsero di mettere radici. Gli animali, invece, preferirono spostarsi. Tutti tranne uno. Nella vita di quest'uomo è accaduto qualcosa di strano. Ultimamente il suo faggio e il suo cedro si guardano in cagnesco. Ma avete litigato? Sarà la sua immaginazione? Solo Stefano Mancuso, esperto mondiale di neurobiologia vegetale, può rispondere a questa domanda. Sì, le piante percepiscono esattamente chi sta vicino a loro. Guarda, questa è la replica di un esperimento del 2007. In un vaso sono state messe due piante che provengono dalla stessa madre e in un altro vaso, invece, vedi due piante che evidentemente provengono da madri diverse. Nel primo caso, la competizione per la conquista del territorio, quindi del suolo, è stata molto limitata, quindi produrranno delle radici normali, medie. Mentre invece, se andiamo a guardare le radici di queste due piante, queste sono enormi, perché le due piante hanno cercato di sopraffarsi le une con le altre. Le piante allora riconoscono i parenti. Eh beh, certo. Da brava. Saluta la zia.